Ciao, bentornato oggi sul canale Spettacoli Televisivi, con notizie come Carta Bianca, puntata molto impegnativa ma ricca di ascolti. Colpisce il durissimo intervento di Mauro Corona in diretta, cosa è successo? Carta Bianca è una nota trasmissione televisiva che va in onda su Rai 3 a partire dal 2016. Talk show di approfondimento in cui si dibattono temi di attualità e politica. Alla conduzione la giornalista Bianca Berlinguer che, nel corso degli anni, ha apportato considerevoli modifiche al format. Uno degli ospiti fissi della trasmissione è l'artista Mauro Corona, tra i due c'è un legame non solo professionale, ma anche affettivo. Sono stati, spesso e scherzosamente, definiti una coppia di fatto. Durante la scorsa puntata non sono mancati gli interventi da parte dello scrittore. Mauro Corona, le parole del noto artista colpiscono gli italiani. Dure quanto vere. Accennavamo poco fa al fatto che Mauro Corona è uno degli ospiti fissi della trasmissione di Bianca Berlinguer. I due sono molto uniti e non mancano mai interventi molto duri e mirati da parte dell'artista. Un inizio di puntata davvero con il botto per Carta Bianca. Corona, infatti, ha fatto il suo esordio parlando di un tema che sta molto a cuore agli italiani, si tratta del caro bollette. Secondo l'artista, infatti, difficilmente si potrà tornare alla vita di prima, fatta anche di qualche piccolo agio in più. Stando alle dichiarazioni del noto scrittore, gli italiani devono prepararsi ad un inverno molto duro. Bisogna abbattere gli sprechi e i vizi superflui. Essere più mirati e centrati sulla situazione attuale. Con tanto di bollette alla mano, Corona ha spiegato quanto l'odierna condizione sia fonte di preoccupazione per famiglie ed imprese. Lo scultore ha precisato che è giunto il momento di iniziare a risparmiare e con la metafora della cicala e della formica ha chiarito in che condizioni versano gli italiani. Non possiamo più fare la vita di prima, ha tuonato dalla sua casa di montagna. Ha poi concluso facendo un riferimento anche ai diritti che tutti noi dovremmo avere e custodire con cura. Certe conquiste e certi diritti non vanno toccati, riferendosi alla drammatica situazione ungherese circa l'aborto. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.